16 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite nella Repubblica Russa del Tatarstan nello schianto di un aereo che trasportava un team di paracadutisti sportivi. Il pilota del velivolo, un Let 140, dopo aver comunicato un'avaria al motore sinistro mentre era a quota 70 metri, ha tentato un atterraggio d'emergenza vicino alla città di Menzelinsk. Atterrando, l'aereo ha urtato un automezzo, spezzandosi e capovolgendosi.